No, volevo su questo coinvolgere Massimo Garavaglia, al quale chiedo: basta rafforzare il sistema dei tamponi, del tracciamento, basta, come diceva il vice ministro Sileri, fare affidamento al senso di responsabilità dei cittadini, all'educazione, o serve a un certo momento inasprire le pene e le sanzioni? Perché la sensazione è che ci siamo un po' troppo, come dire, cullati sugli allori, un po' allentato le maglie della nostra prudenza. Ma no, con numeri così bassi bastano pochi casi per incidere a livello statistico in maniera significativa, ma ciò non significa che a questo punto le statistiche sono significative. Tradotto, proprio perché i numeri sono bassi, pochi casi in più sembrano che stia accadendo il mondo, ma così non è. Bisogna proseguire con questa azione di responsabilità da parte dei cittadini italiani che hanno capito benissimo che cosa fare, quali sono le regole da tenere, e quindi razionalmente si può andare avanti facendo finire questa fobia del virus che sta devastando il paese dal punto di vista economico. Ciò non vuol dire che quando ci sono dei casi specifici, dei focolai o comunque dei casi specifici, non si debba intervenire in maniera drastica. Questo è importante. E alla fine la sanzione pecuniaria è quella che funziona di più. Toccare sul portafoglio funziona sempre. Lina Palmerini.